La seduta fiume sull'emergenza Covid-19 del Consiglio regionale ha segnato un passaggio importante per l'organizzazione della sanità regionale e della provincia pesarese. Dopo aver illustrato i provvedimenti presi e da prendere riguardanti la situazione epidemiologica nelle Marche, la nuova maggioranza ha sospeso il project financing destinato alla realizzazione del nuovo ospedale unico di Muraglia, bloccando così il progetto portato avanti dalla Giunta Ceriscioli. Il nuovo governo regionale ha deciso dunque di puntare sulla ristrutturazione e valorizzazione delle strutture già esistenti nel territorio. Una decisione in linea con le premesse fatte dal governatore Acquaroli, il quale già durante la campagna elettorale aveva annunciato la volontà di puntare su una rete ospedaliera attenta e dislocata anche nell'entroterra. La risoluzione di ieri è un primo passo fondamentale per dare quel segno di discontinuità che i cittadini marchigiani ci hanno chiesto sul tema sanitario, ci hanno votato per questo e noi abbiamo subito nei primi consigli regionali utili abbiamo dato questa dimostrazione di rispettare la parola data, di andare verso una struttura sanitaria differente. La Giunta ha dato incarico all'assessore Saltamartini e all'assessore Baldelli per le infrastrutture a valutare tutte le ipotesi di ammodernare, di modificare le strutture esistenti oppure di creare nuove strutture, ma ha bloccato in maniera molto chiara il progetto dell'ospedale unico. La mia presenza in consiglio regionale, nello specifico nella commissione sanità, sarà assolutamente una garanzia per i cittadini di Pesaro e Urbino per cercare di garantire a tutti, dalla costa all'entroterra, al meglio il diritto alla salute, che è un diritto costituzionalmente garantito. Dura la replica del primo cittadino pesarese, il quale ha annunciato di aver già chiesto un incontro con il neogovernatore per discutere il blocco imposto alla realizzazione del progetto. In tutta Italia si ragiona di come aumentare gli investimenti pubblici sulla sanità. E che cosa fa la nuova giunta regionale nelle Marche? Prova a cancellare un investimento da 250 milioni sulla nuova struttura ospedaliera tra Pesaro e Fano, della quale discutiamo da 30 anni. È una cosa inaudita. Noi abbiamo bisogno di rafforzare sicuramente la sanità dell'entroterra, magari attraverso le risorse del MES, ma abbiamo bisogno di un ospedale innovativo, moderno, per tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Perché chi non trova risposta qua non va a Pergola, come qualcuno crede, ma va in Emilia Romagna aumentando la mobilità passiva. Noi daremo battaglia, non accettiamo un atteggiamento anti-Pesaro e anti-provincia di Pesaro Urbino da parte degli eletti nel nostro territorio. Domani sarò al Ministero della Salute e la prossima settimana ho chiesto un incontro urgente al Presidente Acquaroli.